Il popolo non ha da mangiare e Renzi risponde che mangino Airbus. Presidente Renzi, se 7 milioni di italiani senza lavoro e 10 milioni che non vivono ma sopravvivono non meritano una risposta ai suoi sprechi e ai suoi vizietti, allora lei non merita gli italiani. Ha aumentato le spese di Palazzo Chigi, parlano i numeri appunto, per 140 milioni di euro. E mentre lei prenota un nuovo inutile aereo personale, il suo governo lascia i trasporti del sud a un livello medievale e discute di ponti sullo stretto. Segnali elettorali per la criminalità mentre metà del paese è senza treni. Con quei 140 milioni di euro noi daremmo un abbonamento annuale ai mezzi di trasporto ad almeno 500.000 famiglie italiane. Lei, i suoi ministri, i sottosegretari, invece di andare a piedi, come annunciato, ci costate 106 milioni di euro in leasing di auto blu, 26 milioni in più dei precedenti governi, 2.000 autovetture in più. Basterebbe approvare la nostra legge per l'abolizione totale delle auto blu e dei loro leasing per far risparmiare i cittadini italiani. Cosa dice, presidente Renzi, ai 2 milioni di giovani disoccupati che la vedono indaffarato in una adolescenziale competizione con Putin ed Obama su chi ha l'aereo più grosso? Un'invidia delle dimensioni che ci costa 800.000 euro a settimana, tanto il prezzo del suo nuovo aereo Airbus. E tutto questo mentre sugli italiani si scagliano ancora i tagli ai servizi, 2,3 miliardi di taglio alla sanità, 10 miliardi per il 2016. Lei, presidente Renzi, ha raccontato a Reti Unificate di voler mettere il turbo al paese. Ma la sua è una truffa stile Volkswagen. Ci inquina di promesse mai mantenute, consuma troppo e trucca i dati su occupazione e crescita. L'unica crescita visibile e reale oggi in Italia è quella della voglia di onestà dei cittadini italiani e di un movimento pronto a prendere la guida di questo paese. Un governo 5 stelle, un governo senza trucchi e senza inganni. Grazie. Presidente Renzi, cosa vogliamo fare? Investire oltre 170 milioni di euro per il suo nuovo e inutile giocattolino, l'Airbus 340, o investire negli italiani che lei dovrebbe rappresentare? Per una volta nella sua vita, la prego. Faccia il Presidente del Consiglio dei cittadini italiani. Grazie.